mamma, l'avventura, il rischio e l'allegria. Pronti tutti i bagagli, finalmente si parte, attraversando paesi, incontrando gli amici. Dolce casetta, addio, ma torneremo, sì. Barba, voliamo tutti insieme con Barba Papà. Il sole si alza fra le montagne rocciose, l'ultimo ostacolo prima di arrivare sulle coste del Pacifico. I Barbapapà hanno trascorso la notte in una grotta naturale. Oh! Che cosa c'è? Guarda, Barbapapà, là c'è un orso enorme! Dove? Non vedo niente. Ah, ce n'è andato! Ci hai fatto uno scherzo per farci svegliare, per caso? Ma perché non mi credete? Vi ho detto che l'ho visto! Era in piedi su due zampe, era altissimo! Allora cosa aspettiamo? Andiamo a cercarlo! Andate pure se volete, io resto anch'io. Qui! Anch'io! Ne ho abbastanza di vedere animali! E poi gli orsi sono pericolosi! Siete delle fifone! Che cosa? Non litigate, per favore, rimango io con loro. Voi andate con Barbapapà in cerca dell'orso. Buona idea, andiamo! Evviva! A dopo! Siate prudenti! Finalmente un po' di pace. I Barbapapà non sono gli unici ad approfittare di questa bella giornata di sole. Ma che fai? Vuoi mangiare i miei fiori? Tieni, mangia questo. Com'è carina questa pecorella? Non è una pecora, ma una capra di montagna. Ed ecco sua madre. Mi sta leccando. Che dolce. Ve ne andate di già. Seguiamole. D'accordo. E hop. E hop. E hop. Basta chiedere, no? Venite a vedere. Ho trovato dei lamponi dolci e maturi. Con un po' di farina e un po' di latte, se la signora capra ce lo darà, potremo fare dei dolci. Che ne dici, possiamo? Bene, d'accordo. Solo una tazza. Poi ti daremo un dolcetto. Nel frattempo, Barbottina costruisce un forno di sassi e argilla. Ecco la legna. Adesso li mettiamo in forno. Che buon profumino! Tra qualche minuto saranno pronti. Perché sono scappati? Non lo so. Aiuto! No! Se n'è andato finalmente. Che antipatico! Che sfacciato! Ha mangiato tutti i nostri dolcetti! Ho ancora un po' d'impasto, possiamo farne degli altri. Evviva! Io riparo il forno. Nel frattempo, in montagna. Hai visto qualcosa, Barbapapà? No, niente. Siamo qui da ore solo perché l'artista crede di aver visto un orso. Ho detto che l'ho visto! E io ho fame, anche freddo! Comunque, adesso è meglio rientrare. Finalmente una buona notizia. Ciao! Eccoci qui! Ah, siete tornati! Cominciavo ad essere in pensiero! Che bello, che dolci! Che buoni, deliziosi! Peccato che siano così pochi! Allora, avete visto l'orso? Neanche dipinto! Non c'è un solo orso in tutte queste montagne! Glielo diciamo quello che ci è successo? Non ci crederebbero mai! Teniamolo per noi, sarà il nostro segreto! Sì, hai ragione! Ecco i teneri,